Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati qui sul canale. Spero che stiate bene, che abbiate passato una Pasquetta con i vostri cari, a distanza chiaramente, ma oggi abbiamo tantissime applicazioni per poter fare videochiamate con il resto del mondo. Houseparty, Zoom, Marco Polo, Skype, qualsiasi tipo di applicazione oggi a nostra disposizione e veramente in pochissimo tempo siamo a contatto con il resto del mondo. Oggi parliamo proprio di questo. Se vi ricordate, qualche settimana fa avevo pubblicato un video su Houseparty. Ne avevo spiegato le funzionalità base e soprattutto un po' la sua storia, un po' il suo processo evolutivo. Oggi ne riparliamo ma sotto un'altra chiave. Infatti è al centro di una polemica mondiale che ha coinvolto tantissimi utenti in giro per il mondo. Molte persone hanno denunciato Houseparty perché sostengono di essere stati hackerati, o meglio che i loro profili siano stati rubati, che i loro dati di pagamento siano stati compromessi e che quindi ci sia stata poi una catena che abbia provocato dei danni piuttosto importanti ai singoli utenti. Infatti secondo loro Houseparty è stato solamente un tramite per gli hacker che grazie all'applicazione sono entrati in contatto con altre app all'interno dei telefoni e dei dispositivi di tutte queste persone, quindi parliamo di Netflix, Spotify e tante altre applicazioni che al loro interno hanno tutti i dati pagamento. Quindi non credo sia piacevole vedere il proprio conto in banca azzerato o comunque diminuito perché magari qualcuno è entrato nel tuo telefono e ha fatto un po' quello che voleva. Quindi milioni e milioni di denunce in tutto il mondo, ma com'è che ha risposto Houseparty? Hanno offerto una cifra di $1 milione a chiunque riesca a trovare l'hacker o comunque che riesca a portare delle prove davanti alla corte di Houseparty riguardanti proprio l'hackeraggio del proprio profilo. Chiaramente questa ragazzi è una mossa di estrema forza per far vedere i muscoli, ma dobbiamo cercare di fare una riflessione un po' più profonda. Infatti un pensiero che mi sono fatto è che Houseparty non finisce con l'applicazione in sé. Infatti la proprietaria Epic Games ha i diritti, o meglio possiede Houseparty e poi possiede anche Fortnite. Sono due ecosistemi veramente molto potenti che tra l'altro comunicano tra di loro perché molti minigiochi che ci sono in Fortnite sono all'interno di Houseparty. E soprattutto se finissero nel bel mezzo di una polemica sui dati personali, questo darebbe veramente una grandissima botta al sistema Epic Games. Infatti noi dobbiamo pensare che Fortnite è uno dei giochi più scaricati al mondo e che soprattutto vede il suo guadagno non tanto dai download perché è gratuito, ma da tutti quegli accessori che posso applicare al mio personaggio. Non voglio entrare nel merito di Fortnite, però quello che si nota è che comunque se io voglio crescere sul videogioco è chiaro che debba investire dei soldi per comprare certi accessori e quindi do i miei dati di pagamento. Un'altra considerazione che mi viene da fare riguarda un po' il fatto che Houseparty sta subendo una leggera discesa dei download. È chiaro che nessuno, o meglio tutto il mondo, non se la scaricherà mai questa applicazione. Però è importante vedere come tante altre applicazioni che operano sempre nel mondo delle video chat stiano crescendo in maniera piuttosto esponenziale. Parliamo per esempio di Zoom, che è sempre nel campo delle video chat, delle video call, sicuramente più professionale per un certo punto di vista, che è già stata accusata in passato nel 2018 e nel 2019 per non aver garantito il trattamento dei dati personali della privacy secondo le norme vigenti negli stati in cui si scaricava l'applicazione. Però oggi si sono ripresi da quelle accuse e hanno veramente visto un'impennata clamorosa dei download. Se guardiamo a febbraio i download erano intorno ai 171.000, oggi sono intorno ai 2,5 milioni di download. E dobbiamo in realtà contare anche un'altra cosa, che tutte queste applicazioni alle quali noi ci iscriviamo, diamo i nostri dati personali, un domani potrebbero sfruttare questi dati a loro favore, ma penso che sia noto a veramente la stragrande maggioranza di voi. In realtà il mio ragionamento vuole andare un po' più nel profondo. Pensiamo a che cosa sta accadendo adesso. Il governo sta pensando di fare un'applicazione che di fatto tracci i nostri movimenti per evitare lo spargersi del contagio del virus in giro per il mondo, in questo caso per l'Italia. Dovremmo quindi dare i nostri dati personali, dovremmo esporci in una maniera piuttosto importante.
Chiaramente, se le persone non si sentono sicure neanche su House Party, secondo voi scaricheranno mai l'applicazione del governo in cui di fatto diventano un libro aperto nei confronti dello Stato? Secondo me oggi un'applicazione, se vuole veramente spaccare in questo senso, deve cercare di creare un sistema molto forte, molto potente, per cercare quindi di non avere delle intromissioni dall'esterno e che quindi possa effettivamente avere una sua autorità. Chiaramente questi sono tutti i miei pensieri, se volete lasciare un commento a proposito qua sotto nel video siete invitati a farlo veramente, perché vorrei cercare anche qui di avere un po' di dialogo e soprattutto di confronto. Quello che possiamo fare noi da utenti è vedere quello che succederà. Non è un futuro facile da interpretare in questo senso, perché il tema dei dati e della privacy diventerà sempre più di maggiore importanza, più dello scandalo che era capitato su Facebook e Cambridge Analytica. In ogni caso, io vi ringrazio per aver visto il video, e a proposito di dati e di iscrizioni, siamo a 98 iscritti, ne mancano 2, quindi veramente quei due lì che si iscrivano se sono indecisi a farlo. A parte gli scherzi, vi ringrazio ancora tantissimo, un abbraccio virtuale, ci vediamo domani e a presto, spero che la vostra quarantena, grazie a Contidia, sia un po' più leggera.